Oggi volevo meditare con voi su una virtù molto particolare, la fedeltà. Forse questa virtù al giorno d'oggi viene un pochino soffocata dal concetto del relativismo, o almeno di una tolleranza vissuta malamente ehm, e che cancella da una parte la tolleranza. Ovviamente. Noi come cristiani dobbiamo accettare tutti e non certo perseguitare gli altri perché hanno idee diverse, anche se queste idee vanno a pugni con l'ideale cristiano. Dobbiamo avere coraggio, come fece Gesù, di amare queste persone, condannare il peccato, ma non il peccatore. Questo è fondamentale. È un concetto fondamentale, dobbiamo averlo bene in mente, perché la tolleranza al giorno d'oggi è vista in modo erroneo L e, la fed e cancella definitivamente quella fedeltà che deve essere la base di ogni rapporto umano, ma anche il sostenimento degli ideali eh, che abbiamo assimilato e eh, dai quali ci sentiamo attratti. E il cristianesimo si basa anche sulla fedeltà. Infatti anche l'Antico Testamento spesso cita questa virtù che appartiene in modo eh, coinvolgente la persona di Dio. Dio è fedele nell'amore, Dio è fedele al suo patto. La fedeltà è quindi una virtù fondamentale per la crescita dello spirito e per camminare nella vita cristiana e nell'amore. L'amore di eh, Cristo è universale, non si ferma ovviamente a coloro che hanno la sua stessa idea, eh, spacca quei confini del cuore e della mente che altrimenti rimarrebbero così ristretti e tollerare un ideale diverso non vuol dire di certo assorbire quell'ideale diverso, tradendo i nostri. Detto questo, la fedeltà quindi è una virtù fondamentale per la vita cristiana, per costruire quell'edificio basato sulla roccia che è Cristo. E Cristo era pieno di amore. Ed era fedele al progetto del padre, una fedeltà che poi l'ha portato alla eh, morte cruenta di croce. È stato talmente fedele al progetto, al disegno di Dio, all'amore che aveva nel suo cuore, che non ebbe paura del giudizio dei farisei e di essere scomunicato dalla comunità ebraica. Lui, era fedele alla verità, era fedele a se stesso. Quindi la fedeltà, come abbiamo visto in queste poche parole, in queste piccole meditazioni, talvolta esige un martirio, una testimonianza che prende tutto il nostro essere, ci fa sanguinare, suona quelle corde del nostro cuore, che noi non vorremmo mai toccare. A volte tocca la nostra affettività, a volte ci porta a fare delle scelte di sacrificio che sarebbero comode e ci porterebbero in quella strada larghissima, ma che Dio non vuole. Dobbiamo camminare per quella strada stretta, anche se è difficilissimo. Gesù questo non lo nasconde mai. Anche se dice che se noi accettiamo queste cose per amore, sicuramente sentiamo minore il peso. Il peso, di, che è comunque un peso, perché lui parla di peso e di gioco, è comunque dolce. Perché semplicemente lo portiamo con amore e quindi la prospettiva di vita cambia. Allora questo è fondamentale. La eh, fedeltà al proprio sì iniziale talvolta porta a delle scelte che sarebbero umanamente impensabili. Talvolta si ci trova ad essere fedeli ad un sì che le persone e tra virgolette anche la Chiesa non ha accettato. Almeno in modo... Uh, giuridico e questa è la crisi della fede ecco perché tanti santi ne hanno passate tantissime e le hanno superate tutte perché erano fedeli a quel dio di cui erano innamorati perché chi conosce dio sicuramente praticherà la fedeltà nella sua vita allora Vediamo um, un San Paolo, descritto nella prima lettura di oggi della Santa Messa, che è fedele alla sua vocazione di fariseo e perseguita i cristiani perché li vede come un pericolo per il giudaismo. E quindi è disposto nella fedeltà a portare in catene quei cristiani ad ucciderli, praticamente a consegnarli alla morte. Questo zelo sembra eccessivo, ma è fondamentale per la vita spirituale di Saulo, tanto che forse Dio si è innamorato di questa parte di Paolo, di questa fedeltà che lo porta a fare certe cose, che mm, lasciano un po' perplessi. Eppure Gesù gli si ma eh, manifesta, gli si rivela sulla via per Damasco. Una luce sfolgorante lo acceca e gli rivolge la parola, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ovviamente questo Gesù che viene perseguitato non è la persona in carne ed ossa, ovviamente, ma Gesù si rifà a un discorso, è fedele anche in questo, a un discorso che aveva fatto durante la sua vita terrena. Chi darà un solo bicchiere a questi piccoli nel mio nome, lo farà a me. Quindi la fedeltà di Gesù Arriva anche a questo. Tu stai perseguitando i cristiani che fanno parte del mio corpo mistico. Stai perseguitando me. Chi sei io, oh Signore? domanda Saulo. Sono quel Gesù che tu perseguiti. Ovviamente l'incontro di Paolo con Gesù è stato definitivo, un impatto talmente forte che ha cambiato la vita di Saulo in modo completo e definitivo. Il suo zelo sarà quindi, ehm, sarà quindi ehm, impiegato in una, per un'altra dottrina, quella stessa che aveva perseguitato il cristianesimo. Quindi diventa Paolo un apostolo, di Cristo, un apostolo di quella dottrina che lui stava perseguitando nelle persone dei cristiani. Che cosa è accaduto nella vita di Saulo? Ha conosciuto Cristo ed è questo il punto fondamentale della vita di ogni cristiano, è conoscere Cristo, perché quando io conosco Cristo veramente, ecco che diventerò fedele a quel Dio che io ho conosciuto perché lui stesso è stato fedele nei miei confronti. Nonostante io abbia perseguitato i cristiani, abbia parlato malamente in nome di questa nuova dottrina, Dio è fedele al suo patto e mi ha donato quell'amore che io non meritavo. Così questo è accaduto a Saulo. Gesù si è ehm, rivelato al suo cuore. Paolo, Saulo, si è innamorato di questo Cristo che lui perseguitava e eh, ce lo ricorda anche il libro di Giobbe, con una frase bellissima, se noi riflettiamo su questa ci sarebbero tante cose da tirare fuori, ma rimaniamo semplicemente a questa frase. Eh, Giobbe, eh, che si era lamentato di tutti i problemi che aveva incontrato nella sua vita, era stato spogliato di tutto, non solo dei beni materiali, ma anche quelli affettivi della sua stessa vita, della sua stessa salute. Dice: eh, conosce Dio in un um, dibattito, no? E eh, comunque ha incontrato Dio, in quel dibattito incontra la grandezza di Dio e questo incontro fa sì che la sua esistenza cambia, accetta la volontà di Dio nella sua vita, che si manifesta attraverso un dolore profondo che allontana tutti quanti e soprattutto lo immerge in una situazione che lui non si è scelto e che in realtà eh, è scaturita, se andiamo a vedere... Da un desiderio di Satana, Dio ha permesso che Satana entrasse nella sua vita per vagliare la sua esistenza. Io spesso mi chiedo questo, mi sono chiesta questo anche riflettendo sulla mia esistenza, perché Dio permetta che Satana a volte agisca nella storia di un uomo in modo devastante, entrando nei suoi affetti e nel progetto stesso di Dio distruggendolo. Perché permette Dio questo? È la domanda per eccellenza dell'uomo, alla quale in realtà non sa rispondere come Giobbe rimane interdetto di fronte a questa grande sapienza di Dio, perché questa sapienza di Dio è sicuramente più grande di quella dell'uomo, perché Dio ha comunque creato quel grande immenso cosmo su cui viviamo. E quindi proprio ragionando semplicemente su questo concetto, riusciamo ad arrivare al fatto che la sapienza di Dio è sicuramente molto più grande di quella dell'uomo e che quindi quello che accade nella nostra vita non riusciamo a intuirlo, a capirlo in questo momento, non riusciamo a comprenderlo perché tocca le cordie più profonde del nostro cuore e lo fa sanguinare. Però c'è una sapienza che noi non conosciamo e che forse anche se facciamo fatica a seguire, dobbiamo immergerci in essa. E così Paolo. Saulo eh, è quindi fedele eh, al progetto di Dio, che adesso in questo caso si manifesta in modo molto differente rispetto a quello precedente. Da ebreo lui deve cambiare totalmente la sua religione, totalmente, tra virgolette, no? perché lì ci sono le radici, anche quelle nostre sono lì. E eh, Giobbe dice una cosa straordinaria. Ti, ho, ti avevo conosciuto, per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. E quindi Giobbe conosce Dio in quel momento di, eh, di discussione in cui lui dice, ho accettato tanto nella mia vita, ma cosa ti ho fatto di male? Perché merito tutto questo? Perché mi accade questo? Nella vita mi stai distruggendo, mi stai distruggendo tutta la mia vita, gli ideali in cui credevo, la famiglia, le cose, tutto, stai distruggendo definitivamente tutto, come posso credere ancora in te. Ma ora, dopo questa discussione, questo incontro a faccia a faccia con Dio, Giobbe, conoscendolo, accetta questa volontà dolorosa nella sua vita. E... I suoi occhi lo vedono. Se noi andiamo incontro a Cristo e lo intravediamo appena, ci innamoriamo di Cristo. E tutto il resto, come dice San Paolo, è spazzatura. La paura non esiste più. È un concetto ormai finito nel tempo, perché Cristo ha spalancato le porte del nostro cuore con la fede, con l'amore e con la speranza e ci ha messo in un regno eterno in cui non c'è spazio per la paura. E ovviamente la paura è un sentimento che noi non abbiamo la facoltà di eliminare ovviamente nella nostra vita perché fa parte del nostro essere, però possiamo superarla. E questo è il coraggio vero della nostra vita.